E Radio Radicale, siamo con Igor Iezzi della Lega per parlare del processo Open Arms e per questa richiesta, insomma, di 6 anni per Salvini. Allora, una vicenda che ha provocato tante, tante polemiche. In che misura voi siete preoccupati? Che abbiamo visto tante vicende giudiziarie che stanno colpendo esponenti della maggioranza. Allora, qui la linea tra politica e giustizia. Ma questo secondo me è un tassello in più. Noi non siamo preoccupati solo per noi, in questo caso per Matteo Salvini, ma proprio per lo stato della democrazia nel nostro paese. Questo è un processo politico e secondo me, io lo dico con chiarezza, è un processo politico che porta l'impronta digitale del Partito Democratico. Su questo secondo me non ci sono dubbi, nel senso che se io metto insieme tutte le vicende, il quadro è questo, nel senso che io non dimentico le chat tra magistrati contemporanee, tra l'altro, a questi fatti, in cui il magistrato Ariema diceva: purtroppo mi dispiace, ma non vedo colpe, insomma, in quello che sta facendo Matteo Salvini. E Palamara, che ai tempi era il leader dell'Associazione Nazionale Magistrati, gli rispondeva: fa niente, Matteo Salvini va colpito. E non dimentico che Palamara, appunto, come leader dell'Associazione Nazionale Magistrati, si sedeva all'Hotel Champagne con alcuni esponenti del Partito Democratico per scegliere i capi delle procure. Quindi stiamo parlando di un pezzo di magistratura che risponde alla politica e che si comporta secondo logiche politiche. Questo ovviamente è molto grave all'interno del nostro paese. Come ha trovato la reazione dell'ANM e anche del Movimento 5 Stelle che all'epoca era vostro alleato? La NM ho risposto prima, nel senso che secondo me permangono tutti i dubbi sulla liceità di determinati comportamenti e opinioni, nel senso che la NM dovrebbe guardarsi un attimo in casa, visto che appunto dalle vicende Palamara non è cambiato nulla. Quindi, diciamo, saremmo legittimati a pensare che certe pratiche, non dico continuino nella stessa maniera, però insomma il dubbio c'è, cioè che certi legami non siano stati completamente rotti, il dubbio c'è. Ma per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, diciamo, si è dimostrato per quello che sono, cioè un partito di persone pronte a tutto pur di conservare la poltrona. Erano per i decreti Salvini, poi quando erano con la Lega, poi quando sono diventati col Partito Democratico, si sono alleati col Partito Democratico, sono diventati contrari. Hanno salvato, diciamo, hanno votato contro il processo quando erano in Diciotti? maggioranza, esatto, quando erano in maggioranza con noi, per poi votare a favore del processo quando erano in maggioranza col movimento, col Partito Democratico. Cioè, è un partito che pensa soprattutto alla poltrona, tra l'altro, come sta dimostrando il loro dibattito interno, che al di là poi di tutte le ciance che vengono fatte, il loro unico punto di dibattito è se favorire il terzo mandato o meno, in modo tale da salvaguardare gli attuali parlamentari. Vuole dire qualcosa sulla scelta di Matteo Salvini di andare fino in fondo al processo dopo le polemiche che c'erano state per Toti? Allora, sono due vicende processuali, Sì, certo, diciamo. diverse, però la scelta di Salvini è diametralmente opposta. Sì, no, sono due vicende processuali assolutamente diverse, no? Poi io capisco Toti, nel senso che alla fine tutto sommato ha dimostrato come quel processo fosse anche quello basato sul nulla, perché poi insomma abbiamo fatto cadere una regione, abbiamo messo gente in galera per mesi o agli arresti domiciliari per mesi per poi dargli qualche ora di diciamo, servizi sociali. Quindi, diciamo, il patteggiamento ha dimostrato quello. No, invece la battaglia di Salvini è proprio una battaglia per la democrazia. Non è pensabile che una magistratura intervenga, che un magistrato possa anche solo lontanamente pensare di intervenire nel merito di una decisione politica. Ricordiamoci sempre un elemento che dimostra quanto diciamo, sia diversa il potere delle due categorie. Cioè, i politici ogni 5 anni, di solito, qualche volta anche meno, vengono giudicati dagli elettori. I magistrati no, i magistrati vengono giudicati da loro colleghi. Quindi è chiaro che c'è una situazione di disparità. Come ha trovato i commenti che hanno accompagnato questa cosa di Salvini, delle opposizioni? Che cosa hanno evidenziato, questi commenti? La loro pochezza d'animo. Bene, la ringrazio, grazie a Igor Iezzi della Lega.